Buongiorno. Salve. L'opera come sta andando? Sempre se posso chiederlo. Sì, i lavori stanno procedendo bene, nonostante il fatto che ci sono i pipistrelli e i ragni. Invece nella cattedrale ci sono alcune statue da definire, anche se ne continuo il restauro. Oddio, cosa sarà stato? Oh, forse sarà stato qualche fantasma, visto che in giro ci sono parecchi di queste creature misteriose. Comunque, ritornando a noi, sono assolutamente contento che i nostri lavori stiano procedendo alla favola e i committenti saranno molto soddisfatti di tutto ciò. Però lei, alla faccia di qualcuno che vuole chiedermi qualcosa, giusto? Sì, l'effetto è questo e non riesco più a trattenermi più di tanto. Mi dica pure, non sono mica un assassino che gli taglia la lingua e gli occhi. Sì, esattamente. Le chiedo per l'appunto se mi può darmi l'aumento dello stipendio, perché non riesco ad arrivare a fine mese. Manco mio zio per la pensione di invalidità non ce la fa. Figuriamoci con l'assicurazione sulla vita. Capisco. Che dire? Mi dispiace per il suo familiare. A parte ciò, non posso aumentare il suo stipendio. Capito. Quindi l'articolo 36 della Costituzione e la festa dei lavoratori non ha nessun significato per lei. Poi figuriamoci, ci sono i giornalisti che difendono voi tramite le notizie false. Sembra ridicolo, però la festa dei lavoratori, così come la Costituzione, hanno un grosso significato per me. Se non ci crede, può sempre rivolgersi al sindacato, visto che lei è un loro iscritto. Va bene, grazie mille. Anche se con loro non riesco mai ad arrivare al nocciolo della questione. Al momento può stare tranquillo, perché appena potrò darò un aumento a lei e ai suoi colleghi, così come per i contributi per andare in pensione. Fino ad allora ti auguro buon turno e cerchi di non scappare all'estero. Grazie ancora. Va bene, adesso ritorno in chiesa per finire questo lavoro. Ciao! Ciao, scusami per la domanda, ma tu chi sei? E come mai mi assomigli così tanto? Puoi stare calmo, io sono alla tua coscienza e mi piacerebbe starti vicino in questa situazione economica e sociale. Come? Sentiamo un po'. La risposta è assolutamente semplice, cioè tu e i tuoi compagni di lavoro dovete superare tramite l'autogestione senza utilizzare la violenza. Oltre a ciò, dovete chiamare un buon editore per scrivere un articolo sopra. In questo modo, il vostro datore di lavoro sarà obbligato ad ascoltarvi senza fare certe parole. Sembra assurdo, però si potrebbe farlo. Che mi fa ricordare nei tempi dell'Accademia, dove io e i miei amici ci accampavamo davanti al comune di Milano per protestare contro i cari affitti. Oltre a ciò, cosa posso dire? Grazie mille per il tuo suggerimento. Prego, è un vero piacere. Comunque, devo essere onesto. Questa chiesa è veramente bella e si sistemano come si deve.
Va bene, sarà fatto. Otaggio, conosci la leggenda del santo di questo luogo? Purtroppo no. Per favore, me la potresti raccontarmela? Gentilmente? Sì, certo, molto volentieri. Secondo il mito, Cristoforo, prima di convertirsi al cristianesimo, si chiamò Oferus, ed era un personaggio forte e robusto, oltre ad essere testardo, dove il suo più grande sogno è di incontrare e di servire il sovrano più potente della terra, dove all'inizio il nostro protagonista incontrò un sovrano che ebbe il terrore del diavolo. In seguito, il nostro protagonista, dopo aver attraversato il deserto, incontrò il diavolo, dove però questa creatura malefica ebbe il terrore del profeta. In seguito, Orfeus incontrò un eremita e gli chiese dove poteva incontrare Cristo, e lui gli rispose dicendo ovunque, a patto di pregare, vigilare e digiunare. Però il nostro personaggio poteva contare soltanto sulla propria forza. Quindi di conseguenza il pellegrino lo mise alla prova e lo battezzò con il nome di Cristoforo, cioè il portatore di Cristo. Questo racconto è assolutamente straordinario. Grazie mille che me l'hai raccontato. Prego, e quando avrai bisogno di sfogarti, saprai dove trovarmi, senza farti troppi complimenti, Va bene, grazie ancora di cuore per tutto l'aiuto. Ciao e a presto! Ciao! Ciao! Al lavoro com'è andato? Spero che non sia successo niente di grave. Sì, bene, dai, perché i restauri della chiesa e della cattedrale stanno procedendo nei tempi giusti. Ottimo, sono assolutamente contento per te. Sì, siamo in due. Tu invece cosa ne dici? Hai giocato d'azzardo o puoi rapinato? Te lo chiedo. Perché dopo l'incidente stradale per colpa di un ciclista che attraversò sulle strisce pedonali con il semaforo rosso, senza prestare il primo soccorso, hai preso per l'appunto una strada sbagliata. No, tranquillo. Ormai sono fuori da quel giro. Ottaccio, sono stato in palestra perché fra due giorni avevo un incontro di pugilato in un centro sociale. Bene, visto che quel luogo è il posto più adatto per gli scontri fisici e verbali, anche se il nostro cugino ti darà del fallito cronico. No, dai, lascialo perdere, perché è stato violento con noi. Infatti sta in galera per aver aggredito nel poliziotto durante un controllo ordinario. Assolutamente vero. Comunque, così, per cambiare il discorso, hai sentito la novità del secolo? Purtroppo no. Quale sarebbe la notizia del giorno? Sempre se posso chiederlo, Semplice. Il nostro carissimo mostro dei navigli ha ucciso altre tre persone, nonostante il fatto che nelle settimane passate l'assassino ha violentato e ucciso dei vari bambini, prostitute e le coppie affattate per poi gettarli nelle canale. Oddio, ha fatto le stesse cose con la mia ex fidanzata
è la mia insegnante delle medie. Auguro con tutto il cuore che le forze dell'ordine lo becchino il più presto possibile, perché ormai sulle strade di Milano c'è il panico. Siamo in due, anche se gli accenti hanno trovato nel suo covo con tutte le fotografie delle vittime. Dove hai sentito questa spaventosa cronaca? Semplice, in televisione. Anche se i giornalisti non è che siano così tanto bravi a spiegare robe. Ora vado a fare un pisolino di là, in camera mia. D'accordo, sogni d'oro e chiamami se hai bisogno. Grazie, e tu cerca di fare bravo, se ci riesci. Scusami ancora per il disturbo, ti devo dirti una roba urgente, quindi ascoltami e non sprecare tempo. Va bene, dimmi tutto. Sono qui per avvertirti del pericolo che sto rischiando. Quale sarebbe l'allarme in questione? Semplice, il serial killer è molto più vicino di quanto non ti immagini. Ma come? Cosa posso fare per fermarlo? Prima di tutto raccogli tutti gli indizi e le prove. Dopodiché portali alle forze dell'ordine. In questo modo riuscirai a bloccarlo. Va bene, ci vado subito. Vai, corri, perché adesso c'è un'altra vita in pericolo. Ammazza che sogno che ho fatto. Va bene, raccolgo le tracce e le porto alla polizia. Ambrogio, cosa stai facendo? Rilassati, mio carissimo fratello, perché il mostro con cui abbiamo parlato prima ce l'hai qui davanti. No, aspetta, perché? Perché hai ucciso così tanta gente? Cosa hanno fatto di male? Per sfogare tutta la mia rabbia. E tu mi hai fatto emergere ancora di più. Adesso rilassati, perché fai una stupenda passeggiata nel chiaro di luna. No, aspetta, parliamone. Questo è stato fatto.